Signori, buongiorno, benvenuti nella mia cucina. Oggi facciamo un piatto della tradizione italiana di Amatrice, un piatto molto importante. Oggi facciamo spaghetti alla matriciana. Cosa ci occorre? Del pomodoro pelato, due spicchietti di peperoncino e qui c'è del formaggio, un pecorino romano. Poi abbiamo bisogno dell'ottimo guanciale che andiamo a togliere. Questa parte in eccessa qua, dove c'è il grasso, questo grasso qua, andiamo a togliere. Ecco fatto, togliamo il grasso che non ci serve e andiamo a tagliare il nostro guanciale finemente. A strisciolini fini fini, ok? Ci vediamo dopo. Ecco qua. Devono venire queste striscioline qua, belle tagliate finemente. Eccoci qua. Abbiamo messo in una padella dell'olio extravergine di oliva, che adesso andiamo a fare riscaldare, e ci andiamo a mettere il nostro guanciale. Eccolo qua. E poi ci aggiungiamo due picchiettine di peperoncino e facciamo rosolare per bene il nostro guanciale. Adesso facciamo rosolare un pochino, facciamo rosolare un pochino e ci vediamo dopo. Eccoci qua, il nostro guanciale si sta rosolando. Adesso andiamo a mettere un mezzo bicchiere di vino bianco e facciamo amalgamare il tutto con il vino bianco. Così lo facciamo rosolare, alziamo un pochettino il fuoco qua, lo facciamo rosolare, ci diamo una rosolatina con il vino bianco a dopo. Eccoci qua. Adesso che il nostro guanciale è stato rosolato per bene, andiamo a eliminare dalla nostra padella. Così. E voilà, lo andiamo a eliminare ed aggiungiamo nello stesso olio il nostro pomodoro pelato. Adesso il tempo che diciamo si cuoce il nostro pomodoro, la nostra pasta, la nostra acqua è messa pronta a bollire, adesso facciamo cuocere un pochettino il pomodoro. Ci vediamo dopo. Eccoci qua. L'acqua bolle, ci andiamo a mettere il sale, la tagliamo così e ci mettiamo i nostri spaghetti interi, stiamo attenti ragazzi, gli spaghetti vanno interi. Qui c'è un profumo eccezionale ragazzi, ci vediamo per il prossimo passaggio. Eccolo qua, il nostro sughetto si sta completando piano piano, si sta cuocendo per benino. Gli spicchietti del peperoncino lasciate, poi li togliete quando è cotto. Il nostro guanciale lo andiamo a rimettere nel nostro pomodoro pelato e lo facciamo adesso così, lo facciamo amalgamare con il sughetto. Intanto la pasta, vedete, gli spaghetti sono quasi pronti, fra una decina di minuti faremo la prova dell'assaggio. Ecco qua, il nostro sughetto è pronto, adesso andiamo a spegnere. E adesso al prossimo passaggio. Ho scolato la pasta, adesso andiamo a mettere un po' di pecorino romano. Ecco qua. Andiamo a mescolare. Mescoliamo il tutto. Fuoco spento, abbiamo spento tutto, poi prendiamo il nostro sughetto, ce lo andiamo a mettere,
E andiamo a mescolare tutto. Signore, la nostra pasta, spaghetti, la matriciana, è pronta per essere assaggiata. Ci vediamo nella prova dell'assaggio. Signore e signori, buongiorno. Oggi buon pranzo a tutti. Pasta alla matriciana, spaghetti alla matriciana, doc, e vino padano. E accontentiamo a tutti, nord e sud. Pasta, guarda che bellezza, spaghetti alla matriciana. Con abbinamento vino dalla Valpadana. Com'è? Adesso vediamo, ci mettiamo un po' di pecorino di sopra. Del pecorino romano. Profumo eccezionale, ragazzi. Buon pranzo a tutti. Adesso mettiamo la prova dell'assaggio, eh. Tante le persone che stanno arrivando per rendere omaggio a Fabrizio Fizzi, la persona che, come ci ha detto Marino Bartolotti da pochi minuti fa, il bello Andrea era esattamente la stessa persona come persona e come persona anzitutto. Indescrivibile, ragazzi. Una cosa veramente meravigliosa. Piatto tutto italiano. Sia chi lo conosceva bene, sia chi lo conosceva soltanto come personaggio del video, come? Buon pranzo. Tante le persone che stanno venendo, Mario Bartolotti, c'è stato Guardi, Rita della Chiesa, Marcello Magalli e guarda che è bello. Alla prossima, ciao.